Buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Fare Spazio in TV. Buongiorno e benvenuti al nostro spazio di Sport per Tutti. Oggi parleremo della UISP, del congresso territoriale della UISP di Pisa che si è tenuto proprio lo scorso 15 dicembre. Un congresso molto importante, un congresso di svolta che ha visto la partecipazione di tantissimi delegati, di tantissimi presidenti di società sportiva, presidenti di lega di disciplina, di tecnici di ogni tipo, dagli istruttori agli arbitri e tante altre personalità. Un congresso aperto dal presidente uscente della UISP Lorenzo Bani, poi riconfermato, un congresso che ha visto la partecipazione del sindaco di Pisa Marco Filippeschi, dell'onorevole Paolo Fontanelli e di tante altre personalità della nostra città a testimonianza dell'importanza di questo momento di approfondimento, di discussione e di rilancio delle attività sportive nel nostro territorio da parte di un'associazione grande come la UISP di Pisa. I temi all'ordine del giorno ovviamente sono stati tantissimi, ne vedremo poi uno stralcio importante all'interno di un servizio che abbiamo appositamente realizzato. Di sicuro il nuovo gruppo dirigente fatto di 28 persone e che ha visto, come dicevo prima, la riconferma del presidente uscente Lorenzo Bani, è un gruppo dirigente che dovrà affrontare tematiche importanti in un momento di crisi così forte come quello che stiamo attraversando e che ovviamente si riverbera fortemente anche sullo sport, sulle attività di movimento, sul benessere quindi dei cittadini. Un congresso a cui i delegati sono intervenuti con grande entusiasmo, con grande passione come sempre, affrontando temi che vanno dall'attività sportiva per i più piccoli con i progetti Primi Passi, Sport Gioco Avventura e tanti altri, fino alle attività per gli anziani legate al benessere e al prolungamento della vita di tutti noi in buona salute. Un'attività, congresso quindi molto fecondo che chiaramente però lascia al prossimo gruppo dirigente tanto lavoro da fare, perché si è parlato dei problemi delle società sportive, quindi della necessità di fornire servizi e sostegno forte alle società sportive del territorio, si è parlato di impiantistica sportiva, della necessità di uscire dai meandri che ci mettono in condizione di arrivare davvero a delle gestioni che diventano troppo onerose rispetto alle necessità dei cittadini e delle cittadine del territorio di fare movimento. Si è parlato di nuova tipologia di impianti, della necessità di considerare tutto il territorio un immenso impianto sportivo, ma soprattutto diciamo, ci si è concentrati sulla necessità anche della qualità delle nostre attività, quindi sulla possibilità e necessità di fare formazione, di includere tra i professionisti che con noi lavorano per la gestione delle attività territoriali, sempre più spesso i laureati di scienze motorie, con i quali fra l'altro proprio nella settimana scorsa abbiamo fatto un incontro all'interno della facoltà per far sì che siano loro stessi a gestire un pezzo delle attività che per noi sono fondamentali e che partiranno proprio a gennaio con un nuovo progetto, una nuova mandata di progetti in tutte le scuole elementari, in tantissime scuole materne, in alcuni asili nido e soprattutto nelle scuole medie e nelle scuole medie superiori, in modo che appunto siano proprio loro, gli insegnanti di scienze motorie, coloro che in qualche modo stanno per prendere una laurea o l'hanno già presa, a portare avanti un ragionamento di alfabetizzazione motoria all'interno del nostro territorio. E a questo punto il tempo è tiranno, per cui dobbiamo e abbiamo
la necessità di mandare in onda il servizio sul congresso, dove avrete l'opportunità di sentire dalla viva voce dei partecipanti impressioni, idee e soprattutto prospettive della WISP territoriale del Comitato di Pisa. Grazie per ora, via al servizio. Si è svolto sabato 15 dicembre presso il Circolo Arci Pisanova il congresso WISP Pisa, al quale sono stati presenti molti delegati delle associazioni WISP che con i loro interventi hanno affrontato temi importanti. La carenza di impianti sportivi, il ruolo e le difficoltà delle associazioni sportive in momenti di crisi economiche, volontariato, aggregazione ed inclusione sociale sono stati gli argomenti trattati dagli intervenuti. Sono intervenuti anche il sindaco di Pisa Marco Filippeschi, l'onorevole Paolo Fontanelli, Alfonso Nardella per il CSI e Stefania Bozzi, il presidente dell'Arci di Pisa. Al congresso hanno inoltre presenziato i dirigenti del WISP regionale. Al termine del dibattito sono stati eletti gli organismi dirigenti, i delegati al congresso regionale ed infine il nuovo consiglio direttivo ha provveduto ad eleggere il presidente territoriale. Cristina Filippini, Presidente del Consiglio uscente, come siamo arrivati, come arriva la WISP a questo congresso territoriale? La WISP arriva a questo congresso dopo 4 anni di lavoro molto intenso, che ha visto rafforzare notevolmente la nostra associazione, sia in termini di iscritti, che sono oltre 17.000, sia in termini di affiliati, di società affiliate alla nostra organizzazione. Un'associazione che è presente su tutti i settori dello sport, ma soprattutto, lo voglio sottolineare con forza, ha un forte impegno sul piano sociale, con i detenuti, sull'immigrazione, sulla questione dell'infanzia, dei bambini, per esempio molto importante la gestione della ludoteca, ma anche il campionato di calcio all'interno del carcere, oppure il campionato rebelde con le squadre di cittadini extracomunitari che vivono nella nostra città, ed è un grande momento di presenza dell'associazione contro ogni forma di razzismo e per l'integrazione di questi nuovi nostri concittadini. Quindi un'associazione che ha una grossa potenzialità, e spero che questo congresso rafforzi questo lato sociale, questo impegno sul terreno del sociale della WISP, e che i prossimi 4 anni siano altrettanto positivi come sono stati i precedenti. Lorenzo Bani, neo presidente riconfermato di WISP, del Comitato Territoriale di Pisa, un breve bilancio di come siamo arrivati a questo congresso, di quali sono stati i risultati. I risultati sono stati straordinari, quasi anche superiori alle attese, nel senso che in termini numerici, perché un'associazione ha anche questo bilancio, siamo arrivati a 17.000 tesserati, 270 società sportive, 20 progetti praticati sul territorio, quindi con una grande soddisfazione, ma più che altro siamo soddisfatti per le cose che abbiamo fatto, nel senso, noi siamo diversi dagli altri, lo diciamo,
dagli altri enti di promozione, dalle federazioni, perché il nostro concetto di sport è un concetto di sport legato all'inclusione sociale, alla qualità della vita, al benessere, cioè a dei valori forti. E questi valori noi si sono affermati non soltanto a parole ma nelle azioni, quindi verso gli immigrati, verso i detenuti, verso i disabili, verso i centri di disagio mentale, cioè dove c'è un disagio e c'è un diritto negato allo sport noi siamo stati presenti. Questo è l'orgoglio di un'associazione, perché tante volte ci dicono: ma voi fate politica? Noi non facciamo una politica partitica, noi facciamo politica attraverso i valori che trasmettiamo e pensiamo di poterla fare perché in questo paese c'è bisogno. Io penso che una delle questioni centrali è la crisi morale del paese, oltre a quella economica. Ognuno si è ritirato a casa sua, il proprio egoismo individuale, intollerante, insensibile all'ambiente, menefreghista di tutti i problemi dei deboli, i più forti diventano più forti, i più ricchi diventano più ricchi, quindi c'è bisogno di una grande equità e giustizia sociale. Noi pensiamo anche attraverso questa associazione di riuscirla a praticare e con l'attività che presentiamo, con questi valori, pensiamo anche di sensibilizzare la gente che un cambiamento e una trasformazione in questa società può avvenire. Tra questi valori oggi nel dibattito si è parlato molto di giovani, di partecipazione. Quali sono le aspettative, i programmi per questo nuovo mandato in questo senso, quindi a livello di inclusione, innovazione, nuove idee giovani? Ma devo dire che questo è il nostro futuro. Io ho riservato gran parte della mia relazione al problema dei bambini, in quanto ritengo che oggi ci sono all'interno dei bambini e dei giovani dei pericoli, che sono quelli della bulimia, dell'anoressia, del bullismo, tante volte di un termine che uso spesso, della tristezza, perché non hanno sbocchi e perché non hanno valori di riferimento. Noi riteniamo che dobbiamo fare in modo che ritrovino il gusto e la speranza anche in un futuro. E in particolare i giovani, c'è un bisogno di rivolgersi ai giovani in modo diverso rispetto al passato. Oggi il giovane si misura in termini di lavoro, in termini di prospettiva, in termini di speranza. Non possiamo pensare di poter avere dei giovani che siano dei volontari per l'organizzazione, ci hanno altri problemi più gravi a cui pensare. Quindi bisogna svolgere un'azione che ci sia qualcosa che io chiamo una specie di tirocinio, di stage, di prelavoro che possa permettere ai giovani di avvicinarsi a noi, di avere anche qualche entrata economica e anche nel gruppo dirigente. Io penso che tutta l'attività che sta facendo a fare spazio ai giovani sia già un segno forte, che partendo da un'esigenza poi si sta a 90 gradi, a 360 gradi sta guardandosi intorno e sta cercando di dare risposte. Noi vogliamo essere vicini a questo processo. Il futuro di questo paese e dell'associazione parte dai giovani e quindi noi faremo il possibile per aiutare il percorso di queste esperienze e di queste attività.